Alta tensione 2. Operazione della polizia per smantellare organizzazione dedita al furto di rame. 8 le persone arrestate, in 3 i ricercati. Ragusa, maratona in consiglio. Alle 4 del mattino arriva l'ok per le modifiche del regolamento. Spariti monogruppo, taglio nei tempi degli interventi. Calcio al 5. Il Camarina punta al ripescaggio. Festa di fine anno per la formazione camarinense. Dopo lo stop nei playoff si prova comunque ad accedere alla C1. Un'associazione per delinquere, costituita in prevalenza da rumeni e dedita ai furti di rame, è stata smantellata dalla Polizia di Stato di Ragusa. 8 le persone arrestate, 3 quelle riuscite a sfuggire all'arresto da parte della squadra mobile degli agenti del commissariato di Comiso. Gli indagati per mesi hanno gravemente danneggiato l'attività dell'Enel e le aziende agricole del territorio, procurando loro danni per milioni di euro. L'operazione, coordinata dalla Procura Iblea e condotta dalla squadra mobile di Ragusa e dal commissariato di Comiso, denominata Alta Tensione, ha fatto diminuire del 90% i furti di rame in provincia. Sicuramente è un reato che nel nostro territorio costituisce, tra virgolette, una piaga, ma non è soltanto una frase così detta a casaccio, perché c'è un danno economico per la diretta parte offesa, che nel caso di specie è l'Enel, molto spesso è la Telecom, sono altri gestori di servizi pubblici, e c'è un danno poi che riguarda tutta quanta la comunità, perché si tratta di isolare spesso dalla fornitura di corrente elettrica intere zone, spesso zone rurali, o peggio ancora, se possibile fare una graduatoria nel tipo di danno, peggio ancora rendere per esempio completamente buie alcune zone, alcuni tratti di strade o di superstrade, di autostrade particolarmente pericolosi, che all'improvviso si trovano senza illuminazione durante le ore notturne e quindi diventano ancora più pericolose, come alcune rotonde o alcune gallerie. Questi sono tutti fatti che colpiscono profondamente, anzi proprio la collettività, al di là specificamente dell'Enel, e quindi è stato interesse di tutti cercare di mettere il massimo impegno nel perseguire questo tipo di reati. Abbiamo collaborato, per quello che consente la legge logicamente, con un contributo tecnico alle forze dell'ordine per appunto perseguire quel modello di sicurezza partecipata che tanto serve sia a loro che a noi come azienda. E tecnicamente abbiamo fornito degli strumenti tecnici a nostre spese, logicamente, alla Polizia di Stato, all'autorità giudiziaria quando ce lo richiedevano, e quindi abbiamo collaborato in questo senso qua. L'intuito investigativo dei nostri ragazzi ha permesso comunque, grazie appunto a un piccolo dettaglio che poteva sembrare tale, di risalire al luogo dove erano stati comprati quei guanti e quella tronchesina e quelle appunto particolarità degli strumenti che vengono utilizzati dai soggetti che sono dediti a questa tipologia di furti. Da lì abbiamo fatto un giro insieme al commissario di Comiso in tutti quanti i rivenditori, proprio le ferramenta o altro, abbiamo individuato il luogo dove comunque poi era stato comprato effettivamente quel materiale, che non era quello dello stesso scontrino. Da lì siamo risaliti chiaramente con le telecamere, vedrete appunto il video quando i due soggetti vanno a comprare appunto questi arnesi, e essendo pregiudicati per reati specifici e molto ben seguiti dalla Polizia di Stato, proprio perché i soggetti sul territorio avevano creato già altri danni, pregiudicati, da lì è partita l'indagine. Lo spunto investigativo che ha portato poi a disarticolare un'associazione molto complessa, che ha creato danni per milioni di euro, non solo, ripeto, all'Enel, ma anche alle aziende agricole, zootecniche del territorio ragusano, che sono chiaramente l'economia locale più importante. Il Consiglio Comunale, dopo una lunga maratona notturna, ha approvato la modifica del regolamento, una prassi che di fatto sancisce la modifica dello statuto comunale. Tra le novità di rilievo, i tempi di intervento dei gruppi consigliari, che dai 10 minuti passano a 8, la rimodulazione delle commissioni e i tempi di chiusura dei lavori del Consiglio Comunale, che saranno dettati d'ora in poi in maniera tassativa dal Presidente della Civica Assise. Dei 296 emendamenti presentati dai gruppi di minoranza, di fatto ne sono stati votati 30. L'atto conclusivo è stato votato dalla maggioranza che sostiene l'amministrazione Piccitto. Con la modifica dello statuto comunale cambia anche la geografia politica all'interno
all'interno dell'aula consiliare. Sono scomparsi i monogruppi e si è costituito in maniera ufficiale Forza Italia, con il reingresso di Maurizio Tumino, Giorgio Mirabella e la new entry Peppe Lodestro. La consigliera indipendente Manuela Nicita, eletta nella lista dei grillini, transita nell'UDC con Zona Migliore. Da 11 gruppi si è passato a 7 con la scomparsa di alcune sigle e movimenti civici. Saranno rivisti anche gli interventi in aula, che dovranno avere una durata massima. Nel gruppo misto transita il professore Carmelo Ialacqua, esponente del Movimento Città, che farà compagnia a Elisa Marino. Nessun cambiamento nella geografia politica della maggioranza pentastellata e del Partito Democratico. Prosegue la protesta dei lavoratori della società Erminio, che da giorni stazionano all'interno di un gazebo sotto Palazzo Municipale. I lavoratori chiedono al dirigente e all'amministrazione di accelerare l'iter per il rilascio della concessione edilizia nei nuovi pozzi di Contrada Buglia Sottana. Io sono Lombardi Antonio e lavoro per una società che si chiama Pergemine S.P.A. ed è subordinata appunto alla Erminio, quindi intendo dire che se non lavorano loro non possono dare la commessa a noi. Ecco. Il presidio proseguirà a oltranza in una situazione sicuramente di grande incertezza ma di grave preoccupazione per i lavoratori. Ovviamente sì, non molleremo perché c'è di mezzo già il posto dei lavoratori, cioè praticamente la metà di noi già ha perso il posto. Non vogliamo aspettare che accada per l'altra metà, vogliamo invece reintegrare gli altri e se ci danno l'ok, speriamo, riprenderemo i nostri lavori. Presidio fino a lunedì almeno. Lunedì dovrebbe essere il termine ultimo dato dal TAR, affinché si esprima in una maniera o positiva o negativa per la realizzazione del sito per poter poggiare le attrezzature. Sì, Salvatore Blandino. E sono un operatore della Pergemine, mi occupo anch'io quindi di trivellazioni, e se l'Erminio non procede a fare questi lavori anche noi rischiamo di restare a casa. A questo punto cosa conviene fare? Niente, noi speriamo nel buon senso dell'amministrazione e del dirigente affinché dia la sua approvazione appunto a creare questi piazzali dove andare a piazzare le nostre attrezzature e lavorare tutti in un periodo di crisi come questo, in un periodo in cui è già difficile trovare lavoro in giro per in Italia in generale, è brutto sentirsi dire che quelli che hanno il lavoro rischiano di perdere. Perché per una bega politica oppure per una, non lo so, un dettaglio tecnico che poi è da vedere se c'è o non c'è, in quanto io voglio ricordare che diverse amministrazioni, la Regione, il Genio Civile, la Forestale, l'ARPA hanno tutti dato il loro consenso a fare queste trivellazioni e solo il Comune di Ragusa, guarda caso, per una concessione edilizia ci sta bloccando. Speriamo che quanto prima si risolvi la situazione per tranquillizzare tutti i padri di famiglia che aspettano a casa e cercare di continuare serenamente il lavoro di tutti. Sono Di Martino Giovan Battista, sono un operatore della ditta Pergemine anch'io. E il problema è che qua c'è molta disinformazione a livello di questo tipo di lavoro che si deve svolgere. La disinformazione per tutta questa gente che c'è. È disinformata perché capisce male il problema qual è. In effetti qua non è che si parla, incominciando anche dall'amministrazione, si pensa che sia un problema molto ristretto, si parla a livello di 15-20 persone, ma il problema qua è ben altro, perché bloccando questa concessione, che non si può perforare, non si possono fare trivellazioni, il problema è molto più grosso, perché all'esterno di questa società lavoreranno altre società e il problema non si parla più di 20, 30, 50 persone, ma si parla di 500 persone, 500 posti di lavoro, che oltretutto porterebbero anche un benessere anche alla città, perché verrebbero a stranieri per quanto riguarda la società che appoggiano queste trivellazioni, perciò è tutto un tornaconto. Ora io non capisco il problema se è politico o è un problema perché loro si spaventano perché la disinformazione, tipo per esempio nel Golfo Persico quando c'è stata, ma il petrolio qua se non viene tirato con le pompe non viene su, si ferma la pompa e il petrolio rimane giù, non c'è tutta questa preoccupazione per il territorio, per l'ambiente e per tutto il resto. Oltretutto se un pozzo non viene produttivo si riporta l'aria al sistema di com'era prima.
Se invece viene produttivo, si occupa un'area di al massimo 30-40 metri quadrati. Però qual è l'impatto ambientale che loro si spaventano di tutto questo, di questo stratagemma? Non lo so. Vorremmo, cioè, una risposta sicura che si spicciano a farla. Le cantine si abbinano con le bellezze, storico monumentale della città, patrimonio dell'UNESCO. I turisti avranno la possibilità di visitare le cantine e anche i monumenti. Un percorso voluto dall'Associazione Strade del Vino, che ha voluto incontrare gli operatori commerciali aderenti al centro commerciale naturale Antica Ibla. Noi vogliamo collaborare un po' con tutte le realtà del nostro territorio. E sicuramente Arianna Occhipinti, che abbiamo avuto, diciamo, il piacere di ospitare oggi qui da noi a Ibla, può darci una mano in questo senso, quindi la collaborazione con questa realtà che già esiste nel nostro territorio, le varie cantine che ci sono, quindi oltre a quella di Arianna tutte le altre cantine che non nomino per non dimenticare, diciamo, qualcuna. Possono essere per davvero un valore aggiunto per Ibla e per le persone che gravitano nel nostro territorio. Quindi il turista si trova praticamente oltre a un patrimonio culturale, nel senso appunto dei monumenti, ma culturale anche del vino e la cultura proprio del vino. Sappiamo che in questi ultimi anni c'è stata proprio questa attenzione del viaggiatore che vuole riscoprire quelle che sono praticamente le bontà e le realtà enogastronomiche del territorio, e quindi, diciamo, questa collaborazione va in questo senso, conoscere entrambe le realtà, e questo diventa opportuno. Infatti proprio questa riunione è stata fatta con questa finalità, e ci auguriamo, diciamo, che siano molti anche dei nostri associati del Centro Commerciale Naturale ad aderire a questa nuova iniziativa. Ci siamo riuniti proprio oggi per discutere di nuove proposte. Si vuole fare una due giorni su Ibla con tutti i produttori del Cerasuolo. Stiamo cercando di spingere ancora di più Ragusa Ibla, la qualità dei prodotti, il nostro artigianato, il nostro barocco, tutto quello che è possibile fare per i turisti. Il CS Camarina punta in alto, obiettivo il ripescaggio nel campionato regionale di Serie C1. Una cena sociale di fine stagione per tracciare le linee guida di un campionato che appare sicuramente assai impegnativo. Questa è una cena di fine anno, di fine stagione, come ogni anno con consuetudine facciamo questa cena per salutare tutti i ragazzi. È stata una stagione ricca di soddisfazioni, siamo arrivati secondi ad un punto dal Sortino. Purtroppo ci è mancato quel punticino per festeggiare questa C1. Già stiamo mettendo le basi per la nuova stagione, speriamo in C1, perché andremo a fare sicuramente la domanda di ripescaggio. Abbiamo ottime chance, vediamo, non spetta ora a noi questa decisione, spetta ad altri purtroppo. Quindi una prima notizia è questo tentativo di salire in Serie C1 tramite il ripescaggio. Quali sono gli step che aspettano ora il CS Camarina? Ma guarda, già abbiamo fatto le prime riunioni per cominciare ad abbozzare la nuova stagione, vedere l'organico del dirigenziale, nuovi dirigenti, qualcuno che forse uscirà. Si deve cominciare a programmare. Già ci stiamo muovendo per trovare nuovi sponsor, nuovi partner che ci supportino nella nuova stagione. Vediamo. Con questa cena sociale mi fa molto piacere ogni volta radunare i ragazzi dopo un anno così intenso, così esaltante come è stato quello di questa stagione in corso. Chiaramente ci sono già tutti i presupposti fin da stasera di gettare le basi per la nuova stagione 2015-2016. Parlando col Presidente abbiamo percepito che c'è una grande intenzione da parte della dirigenza di inoltrare la domanda di ripescaggio per la Serie C1. Un ritorno del CS Camarina nella massima serie regionale, che è un vanto non solo per la società ma anche per tutta la cittadinanza di Santa Croce. Sì, già è stato deliberato questa settimana e quindi abbiamo già formulato la richiesta per il campionato maggiore. Comunque in ogni caso sì, è vero come hai detto tu,
questa società, nonché appunto la cittadinanza, i tifosi, gli atleti stessi meritano questa categoria, perché abbiamo fatto vedere grandi cose quest'anno e io credo che hanno tutto il rispetto nostro, quantomeno per tentare questo ripescaggio, e ci sono veramente i presupposti per accedere alla categoria. Questa è, diciamo, l'ultima cena, però comunque programmiamo già per il prossimo anno nel progetto del presidente, del mister, e quindi crediamo di fare bene anche l'anno prossimo come quest'anno, che non ci aspettavamo di fare tanto, però con tanti sacrifici, allenamento dopo allenamento, abbiamo creduto nel mister, il mister soprattutto ha creduto in noi, e quindi ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Vincenzo Mormina, proprietario del ristorante Il Delfino da Vince, una grande partnership quest'anno per il CSK Marina, che si può ben dire che gli ha portato fortuna perché ha fatto una bella stagione. Assolutamente, anzi io devo dire che anche i ragazzi mi hanno portato fortuna, perché con la grazia di Dio stiamo lavorando alla grande e ne sono onorato di aver fatto lo sponsor, e lo rifaremo se i ragazzi sono disposti a rivolermi come logo nelle loro tute. Io lo farò con vero piacere, perché per me questa cosa è una cosa che sento anche mia. Poi il presidente, stiamo parlando che è mio cugino Vincenzo, mio omonimo, con i ragazzi siamo talmente in simbiosi che abbiamo instaurato un rapporto bellissimo, quindi sono anche clienti, perché tornano comunque da me a mangiare quasi tutti, indipendentemente che si faccia o meno la mangiata della squadra, e ne sono veramente onorato di tutto ciò.